Voglio oggi, vogliamo oggi fare una chiarezza definitiva sui tamponi e su quello che facciamo in Regione Lombardia. Noi oggi siamo in grado di processare 5.000 tamponi al giorno. Abbiamo fatto fino ad oggi 102.000 tamponi. Siamo la regione che ha fatto più tamponi di tutti. Ma capite che il numero di bisogni solo del mondo sanitario è così ampio che l'idea, che l'estensione, sul territorio a quelle persone che stanno a domicilio e che hanno una serie di sintomi che possono essere, voglio dire, che possono rientrare nella sintomatologia del coronavirus, risulta particolarmente problematica, nel senso che probabilmente rischia di richiedere un numero ampio di giorni prima di avere l'esito del tampone. E allora, di fronte alle linee guida da un lato e alle difficoltà operative degli altri, cosa abbiamo fatto noi? Potevamo forse dire, bene, facciamo i tamponi a tutti e poi l'esito si ha tra 15-20 giorni. Tanto abbiamo soddisfatto un'esigenza giusta, legittima, di chi ha in qualche modo una situazione sua o di un proprio familiare critica e che vuole avere un'indicazione. Ma siccome in Regione Lombardia, prima di tutto ci poniamo il problema di curare le persone e di curarle al meglio, di fronte a uno tsunami pazzesco che ha investito in primo luogo la nostra regione, con una contagiosità velocissima, allora ci siamo posti il problema di come riuscire ad arrivare, a provare ad offrire a tutti, delle cure corrette. E allora il concetto era, al di là dell'indicazione del tampone, di considerare pazienti Covid tutti coloro che sono non solo in ospedale o arrivano in ospedale, ma anche che sono a domicilio e hanno una situazione di alterazione febbrile, basta quella o basta anche un semplice raffreddore.